federalismo fiscale, eccetera, eccetera. Qualcuno diceva che De Profundis è già iniziato, non sarei proprio così pessimista. Le cose stanno muovendosi e spero in breve tempo ci possano essere risultati maggiori, ma ad esempio gli uffici della ragioneria in questi mesi hanno dovuto monitorare tutte le entrate, riclassificare tutte le entrate in modo diverso, perché dovranno essere ricollocate all'interno del bilancio in modo diverso, perché questa è la nuova norma che lo dice. Hanno dovuto, e siccome il federalismo fiscale si baserà soprattutto sull'individuazione di costi standard, hanno dovuto fare un grosso lavoro di raccolta dati, di comunicazione dati agli uffici centrali nazionali per l'elaborazione di questi costi standard. È un lavoro molto profondo e molto importante che nei mesi scorsi è stato fatto dai nostri uffici. Come pure sta partendo in modo molto deciso e che sono convinto darà dei grossi risultati gestionali alla nostra amministrazione, perché è uno strumento estremamente importante il controllo di gestione, ma una cosa che non parte così da un minuto all'altro. Ci vuole tutta una serie di preparazioni che in quest'anno 2011 gli uffici stanno e i dirigenti e i funzionari stanno portando avanti. Poi, sempre leggendo le relazioni, possiamo vedere che il Comune di Busto ha stipulato una convenzione alcuni mesi fa con l'Ufficio delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale, e questa è una volontà chiara dell'amministrazione del Comune di Busto per combattere quella che può essere una delle più grosse nefandezze del nostro sistema e della nostra nazione, l'evasione fiscale. E ci stiamo lavorando. E abbiamo dato la nostra totale collaborazione, tant'è che l'Ufficio Tributi collabora quotidianamente con l'Agenzia delle Entrate, con software e scambio di informazioni continua. Volevo parlare anche dell'Expo 2015, ma lascio stare. Voglio passare un attimo a un discorso che riguarda l'urbanistica, un discorso urbanistico di strumento urbanistico, quale sarà il PGT, e dove l'assessore Reguzzoni nell'ultimo consiglio comunale, su esplicita richiesta del consigliere Rossi, ha dato dei tempi, dei termini per l'approvazione e la definizione di questo importante strumento per la nostra città. Credo che abbiate potuto anche leggere nella relazione quanto sta succedendo in zona industriale. In un momento imprenditoriale così difficile, la nostra zona industriale comunque è ambita, sono state assegnate ultimamente alcuni lotti. Sono in via di assegnazione entro la fine di quest'anno ancora delle altre porzioni di territorio. Questo sta ad indicare quello che il nostro sindaco spesso e volentieri dice: la vocazione imprenditoriale, la vocazione del fare, la vocazione del rischio imprenditoriale che ancora nella nostra città c'è. Vedo che ho sforato completamente. Volevo solo ricordare che alcuni servizi alla persona, sia per quanto riguarda gli asili nido e per altre, anche la biblioteca ad esempio, ci sono state delle richieste, delle documentazioni, sono stati formulati richieste a chi frequenta questi servizi e chi utilizza questi servizi, e il risultato di queste sugli utenti, sui fruitori del servizio sono state ottimali. Ciò vuol dire che non in tutto c'è gente che contesta i servizi dati dall'amministrazione. Quindi io credo in un prossimo futuro, i tempi sono difficili, ma sono convinto che l'assessore Bonomi ha già dimostrato competenza e capacità soprattutto nel gestire le varie richieste dei tanti assessorati, e
con le risorse che ci vengono messe a disposizione dai nostri cittadini e dagli enti preposti regionali e nazionali. Lei fa anche la dichiarazione di voto, consigliere? No, lo farà il presidente, il capogruppo. La parola al consigliere Riva. Grazie Presidente. Velocissimo, se no il mio capogruppo mi redarguisce. Volevo che non passasse questa sera un messaggio della consigliera Dada sulla TARSU, perché lei è bravissima, è sempre la paladina della giustizia della città di Bustanzicchio e ci porta sempre dei casi eclatanti. Porta sempre dei casi che esistono, delle persone che effettivamente hanno 50, 60, 70 euro di tasse da pagare e più delle volte la pagano. Però è anche vero ricordare a